Ciao a tutti, mi presento, sono Valentina e da qualche anno gestisco un canale YouTube dove parlo di skincare e cosmesi a 360 gradi. Oggi sono qua per parlarvi delle tre referenze del brand BGS Products che ho avuto modo di provare e insomma di cui ci tengo a parlarvi e farvi una recensione. E il brand è completamente italiano e vorrei spendere, prima di passare proprio ai prodotti, due parole sulla cosmesi solida. Infatti, i prodotti che ho avuto modo di provare sono bagno doccia, shampoo e balsamo solidi. E per me è stato il primo approccio alla cosmesi solida, non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, ha già avuto modo di utilizzarla, ma io personalmente sono rimasta molto colpita. Allora, la cosmesi solida innanzitutto è zero sprechi, infatti, come potete vedere, sono dei panetti, per esempio questo qua è lo shampoo. Vedete, si presenta tipo una saponetta, anche se il processo di formazione è completamente diverso, dopo infatti lo vedremo, e quindi una volta che è finito, semplicemente finisce, mentre il packaging è in cartone ed è completamente riciclabile. Inoltre la cosmesi solida, i cosmetici solidi non hanno bisogno di conservanti, questo è un plus, un ulteriore plus di questo tipo di cosmesi perché a differenza dei cosmetici classici, quelli insomma liquidi, saponi liquidi eccetera, che hanno dal 50 al 60% di acqua, questi qua hanno tra il 2 e il 5% di acqua, quindi non vanno a male sostanzialmente. E inoltre sono molto molto semplici da trasportare, quindi anche molto comodi in caso appunto dobbiate viaggiare sull'aereo quando si potrà tornare, speriamo presto, a viaggiare. E tra l'altro ognuno di questi corrisponde a un flacone da 100 ml, quindi comunque fanno anche un'ottima riuscita. Vi ricordo che i cosmetici solidi sono molto più concentrati di quelli liquidi, quindi ne serve anche molto meno. L'idea di una cosmesi solida mi ha sempre molto attirato perché sicuramente ha quell'attenzione in più all'ambiente, quindi non soltanto a noi stessi perché sono formulati in maniera sia rispettosa della cute, dei capelli, eccetera, ma proprio anche quell'occhio in più verso il pianeta. Allora, io ho avuto modo di provarli tutti e tre e vi dico che, come vi ho anticipato prima, sono rimasta veramente, veramente molto, molto colpita. Allora, iniziamo dal bagno doccia solida, solido, scusate, che contiene aloe vera e vitamina E. Allora, questo, intanto vi dico che i tensoattivi utilizzati derivano dall'olio di cocco, quindi sono tensoattivi molto molto più delicati rispetto a quelli tradizionali e neanche a dirvelo, sono prodotti comunque naturali e tra l'altro viene piantato un albero per ogni prodotto acquistato, quindi veramente l'attenzione di questo brand all'ambiente che ci circonda mi ha veramente entusiasmata molto, sono sincera. Allora, e dicevamo del bagno doccia, contiene appunto aloe vera e vitamina E ed è un bagno schiuma, bagno doccia, insomma, pensato per tutti i tipi di pelle perché è molto delicato, ma ha anche una funzione preventiva e protettiva, quindi anche per tutte quelle pelli delicate, per chi magari deve fare più docce al giorno, non lo so, perché magari si allena, per esempio, e non vuole stressare troppo la pelle. Si presenta in questo panetto. Ha un profumo veramente molto buono, molto delicato ed è questo panetto tondo viola. Allora, vi dicevo prima che nonostante questi prodotti possano sembrare saponette, non vanno però confusi. Infatti, il processo di formazione è completamente diverso. Le saponette si ottengono appunto per saponificazione e questo le porta ad avere un pH piuttosto basico che è un po' in contrasto con la nostra pelle. Spesso vi sarà magari capitato di lavarvi il corpo, il viso con una saponetta e sentire poi la pelle molto molto tirare, come se fosse eccessivamente sgrassata. Ecco, questo non accade con questi prodotti perché questi vengono ottenuti per compattazione. Questo gli permette di mantenere un pH più acido, quindi più dermoaffine. E infatti non seccano per niente la pelle. Io questo bagno doccia l'ho utilizzato per diverso tempo, tutte le sere, al momento della doccia, ed è veramente molto molto buono.
passate tra le mani fino a creare una leggera schiuma molto morbida e poi detergete tutto il corpo. Lava veramente bene, quindi vi sentite pulite, ma è fantastico perché la pelle rimane morbidissima e liscia. Io qualche volta magari non avevo voglia di applicare la crema corpo e comunque il giorno dopo non avevo la pelle secca. Infatti questo è consigliato anche su viso e mani. Io l'ho provato anche sul viso, infatti non mi ha dato problemi. Quindi bagno doccia completamente approvato. Un altro prodotto che mi ha stupito molto è lo shampoo solido. Allora, sia lo shampoo che il balsamo. Quando mi sono dovuta rapportare per la prima volta con la cosmesi solida, ho pensato, mamma mia, riuscirò a lavarmi i capelli. Cioè, come potete vedere dal video, non so quanto renda, ma io ho dei capelli veramente lunghi, sono veramente tanti, sono molto grossi, tendono ad annodarsi, quindi sono dei capelli sicuramente non semplici. Spesso trovo magari balsami che non vanno bene perché non sono sufficientemente districanti. Quindi dicevo, speriamo, vediamo un attimo come si comporteranno con il mio tipo di capello, che sicuramente non è semplice. Si sono comportati benissimo, veramente non mi aspettavo così tanto. Lo shampoo, e mi è piaciuto tantissimo, contiene estratto di lavanda ed è indicato in realtà per tutti i tipi di capelli. La lavanda ha un'azione anche purificante, antisettica, quindi in particolar modo per i capelli grassi, però vi dico, io ho capelli normali tendenti al secco e non mi ha dato assolutamente problemi perché non è uno shampoo aggressivo. Infatti ci arriviamo. Allora, ve lo faccio vedere, questo è tipo un quadratino viola, profumazione molto buona, molto simile al bagno doccia, hanno tutte profumazioni veramente molto molto piacevoli, però si sente che sono naturali. Ve lo faccio vedere. Anche questo qui, come va utilizzato? Lo passate tra le mani, si crea una bella schiumetta e poi emulsionate sulla testa. Allora, lava veramente veramente bene i capelli. Io sto girando questo video al terzo giorno di lavaggio perché ci tenevo a farvi vedere l'effetto, cioè i capelli sono ancora perfettamente puliti. Io sottolineo che non ho una cute grassa, però molto spesso ci sono degli shampoo che magari mi fanno durare i capelli puliti 2 giorni, invece con questo qua faccio tranquillamente i miei canonici 3-4 giorni, infatti penso che i capelli li laverò direttamente domani. La cosa che mi ha colpito di più al momento dell'utilizzo di questo shampoo è stato, al momento dell'asciugatura, il volume. È veramente uno shampoo che dà tanto volume e non è facile sui miei capelli perché, avendone tanti e molto lunghi, tendono a pesare, quindi questa cosa mi ha sorpresa veramente tanto. E in più mi ha veramente lasciato piacevolmente stupita il fatto che sia uno shampoo sì lavante, perché lascia i capelli puliti per tanti giorni, ma molto delicato. Quella sensazione di cute sgrassata, eccessivamente pulita, non l'ho sentita, e quindi veramente veramente molto buono. Lo shampoo è forse il prodotto dei tre che mi ha colpito di più, e quindi questo qua lo conserverò per quando magari si potrà fare un viaggetto, perché sarà sicuramente il mio shampoo, il mio travel shampoo. Poi il balsamo, questo era in assoluto il prodotto su cui avevo più perplessità, perché veramente il balsamo per me è uno step importantissimo. Se non trovo il balsamo giusto, rischio di strapparmi tutti i capelli perché si annodano. Questo è fantastico, ragazze, e è un balsamo appunto solido con burro di shorea, karité e olio di cocco. Il profumo è veramente buono. Aspettate che... ecco qua. Il profumo è buonissimo, sa tantissimo di burro di karité, questo è indicato per capelli secchi e sfibrati, ed è un panetto, vedete, ovviamente giallo. Come si usa questo balsamo? Allora, ovviamente questo non contiene tensioattivi, quindi non va emulsionato. Come fate a utilizzarlo? Lo passate questo balsamo lo passate direttamente sulle lunghezze. Io divido di solito i capelli in 2 ciocche, avendone tanti, e poi lo passo proprio tipo così tra le lunghezze, e poi dopo averlo lasciato agire 2-3 minuti, il tempo di lavarmi, magari farmi uno scrub, pettino i capelli.
è veramente districante, cioè io non me l'aspettavo così tanto districante. Districa veramente bene, nutre i capelli senza appesantirli. Se avete dei capelli molto secchi, vi consiglio di partire da leggermente più in alto, non proprio sulla cute perché magari rischiate di ingrassarla, però magari partire da qui, per esempio. Se invece avete dei capelli come i miei normali, tendenti al secco, io parto da metà lunghezza e insisto soprattutto sulle punte. Buono, 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 buono. Veramente un balsamo sia districante che nutriente e idratante. Vi devo dire nel complesso che sono prodotti che mi hanno veramente stupita. Era, come vi ho detto a inizio video, il mio primo approccio alla cosmesi solida, quindi non sapevo cosa aspettarmi e invece sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa. Quindi io spero che questo video vi possa essere stato utile per avere una prima infarinatura su quello che è la cosmesi solida, perché magari avvicinarsi a questo tipo di a questi tipi di cosmetici. E ovviamente se avete qualsiasi tipo di domanda, volete dei chiarimenti o dei dubbi, potete scrivere nei commenti. Io vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!